Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 2 gennaio noi ricordiamo i santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno. Ascoltiamo la loro storia. San Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno appartengono al gruppo dei padri cappadoci, di cui fa parte anche il fratello di Basilio, San Gregorio di Nissa. I padri cappadoci, oltre ad essere accomunati dalla provenienza geografica, si distinsero per la capacità di parlare della loro fede agli intellettuali di lingua greca, ai quali dimostrarono la perfetta armonia tra il cristianesimo e la filosofia. San Basilio, definito dai testi liturgici bizantini un luminare della Chiesa, fu un grande vescovo del IV secolo. Nacque attorno al 330 in una famiglia che viveva in un clima di profonda fede. Mediante la predicazione e gli scritti svolse un'intensa attività pastorale, teologica e letteraria. A San Basilio si deve la creazione di un monachesimo molto particolare, non chiuso alla comunità della chiesa locale, ma ad essa aperto. I suoi monaci facevano parte della chiesa locale, ne erano il nucleo animatore, soprattutto in opere di carità. Questi monaci, che avevano scuole ed ospedali, erano al servizio dei poveri, ed hanno così mostrato la vita cristiana nella sua completezza. Come vescovo e pastore, Basilio si preoccupò costantemente delle difficili condizioni materiali in cui vivevano i fedeli. Denunciò con fermezza i mali, si impegnò a favore dei più poveri ed emarginati, intervenne anche presso i governanti per alleviare le sofferenze della popolazione, soprattutto in momenti di calamità. Vigilò per la libertà della Chiesa, contrapponendosi anche ai potenti per difendere il diritto di professare la vera fede. Seppe opporsi agli eretici, i quali negavano che Gesù Cristo fosse Dio come il Padre, e nel 379, non ancora cinquantenne, consumato dalle fatiche e dall'ascesi, ritornò a Dio. Sulla scia di Basilio, Gregorio Nazianzeno, uomo mite, cercò sempre di fare opera di pace nella Chiesa del suo tempo, lacerata da discordie e da eresie. Fece risplendere la luce della Trinità, difendendo la fede proclamata nel Concilio di Nicea, un solo Dio in tre persone, uguali e distinte. Gregorio ha messo in grande rilievo la piena umanità di Cristo, ricordando che, come persone umane, dobbiamo essere solidali gli uni verso gli altri. Scrive: «Noi siamo tutti una sola cosa nel Signore, ricchi e poveri, schiavi e liberi, sani e malati, e unico è il capo da cui tutto deriva, Gesù Cristo. E come fanno le membra di un solo corpo, ciascuno si occupi di ciascuno e tutti di tutti». Poi, riferendosi ai malati e alle persone in difficoltà, conclude: «Questa è l'unica salvezza per la nostra carne e la nostra anima, la carità verso di loro». In una poesia che è allo stesso tempo meditazione sullo scopo della vita e implicita invocazione a Dio, Gregorio scrive: «Hai un compito, anima mia, un grande compito se vuoi. Scruta seriamente te stessa, il tuo essere, il tuo destino, donde vieni e dove potrai posarti. Cerca di conoscere se è vita quella che vivi o se c'è qualcosa di più. Hai un compito, anima mia, purifica perciò la tua vita. Considera per favore Dio e i suoi misteri. Indaga cosa c'era prima di questo universo e che cosa esso è per te, da dove è venuto e quale sarà il tuo destino. Ecco il tuo compito, anima mia, purifica perciò la tua vita». Gregorio muore pochi anni dopo Basilio, nel 390. Questi due santi facevano parte dei padri cappadoci, ossia persone che sono state molto molto importanti per la Chiesa subito dopo, diciamo, il periodo del primo assestamento delle prime comunità, proprio perché hanno saputo trasmettere la fede in una maniera vera, in una maniera sincera, una maniera coerente con quello che aveva detto Gesù, quando poi ognuno iniziava un po' a dire la propria e si rischiava veramente che si perdesse tutto. Loro in particolare sono stati molto molto capaci di entrare in dialogo con i greci. E noi sappiamo che i greci sono il popolo
che ha iniziato a mandare avanti questo modo di ragionare, che è quello della filosofia, questo modo di indagare il mondo. E loro, conoscendo la filosofia, sono riusciti a prenderne il bello, il buono, e le hanno messo in comunicazione con la fede, con i nostri valori, con quello che noi crediamo. Perché è molto importante? Perché noi riconosciamo che la bellezza è presente, veramente voluta da Dio, in tante cose, in tante piccole cose, così anche la verità. Allora non è detto che bisogna, che sia necessario che ci sia il timbro della cristianità su qualcosa per essere sicuri che sia vero, no. La bellezza di Dio è che ha disseminato la verità ovunque, ovviamente in maniera piena in Cristo, suo Figlio, però tanti frammenti di luce sono attorno a noi. Questi due santi ci insegnano che bisogna essere capaci di vederli, perché sono quelli il gancio tramite il quale poi le persone possono arrivare ad una verità più piena. Entriamo in dialogo con chiunque, come diceva anche San Francesco, mai litigare, mai arrivare alle brutte parole oppure al conflitto, in questo caso sulle questioni di fede. L'ascolto, perché le persone che sono buone hanno già Dio nel loro cuore e aspettano veramente di conoscerlo in maniera più profonda. Ci aiutino questi due fratelli in questo cammino che non è semplice, ma che è veramente entusiasmante. San Basilio e Gregorio, pregate per noi.